Parte anche da qui, dal lab vaccinale di Viale Scarampo in Fiera a Milano, la campagna vaccinale riservata ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Partendo oggi, abbiamo da domenica, da quando sono state aperte le prenotazioni, abbiamo avuto 64.000 adesioni, quindi circa un 10% della popolazione vaccinabile. Come sta procedendo la campagna vaccinale? Ma come Regione Lombardia stiamo andando sempre molto bene, siamo nell'ultima settimana a una media di 660.000 dosi, di cui ovviamente la prevalenza è delle terze dosi, quindi siamo, negli ultimi tre giorni eravamo sempre superiori alle 100.000 dosi, ma sicuramente stanno aumentando anche le prime dosi, quindi negli ultimi giorni erano intorno alle 4.500, quindi continuiamo a essere la regione più virtuosa per il piano vaccinale. C'è preoccupazione per la variante Omicron? È troppo presto per capire qual è il grado di contagiosità e di pericolosità, e quindi aspettiamo di avere più dati per poter poi dare le risultanze con appunto delle evidenze scientifiche più solide. Intanto salgono a 10 casi di variante Omicron in Lombardia. Ad oggi, conferma il vicepresidente Moratti, i casi riscontrati sono 9 nella città metropolitana di Milano e 1 a Brescia.